soli nell'azzurro mar, terra dei nuraghi, quante civiltà, non basterà una vita per poter scoprire la storia infinita che nascondi Cnusa. Segna Sardegna. La Sardegna. Come una donna tutta da mare da scoprire. La Sardegna. Ancora non la vedi, ma senti già i suoi profumi portati dal vento. L'odore dei mirti e l'inconfondibile profumo dell'icriso. Ti entrano dentro. E sono lì ogni volta a darti il benvenuto quando ci torni in alcuni periodi dell'anno. Avevo poco più di 5 anni. Il mio primo viaggio verso quell'isola misteriosa. Era il 1982. Dalla nave potevo sentire il richiamo di quella terra e fantasticare con gli occhi di un bambino. Mi aspettavo un nuovo mondo, ma chi poteva immaginare un simile splendore? Sono cresciuto a Porto Istana, di fronte a me l'isola di Tabulara, che ad ogni risveglio era sempre lì pronta a darmi il buongiorno. Grazie alla mia famiglia e a degli amici ho avuto la possibilità di poter apprezzare sin da piccolo luoghi fantastici, tra cui le grotte di Nettuno e Capocazza. I gradini sembravano interminabili per arrivare all'ingresso delle grotte. Le ho rifatte altre volte quelle scale nel corso degli anni e quello che ti si pone davanti è sempre uno spettacolo unico. Il mare splendido con le sue spiagge, la sua gente, i suoi piatti, il pane carasau, i canti a tenores, i balli sardi, gli anziani che giocano la murra, i murales, le tombe dei giganti, i menhir, cortes apertas, la ardia, i nuraghi, i cesti e i tappeti artigianali, l'immancabile vento, il grande maestrale che soffia sempre, i pastori e i pescatori, le donne vestite con abiti tradizionali, gli immancabili mamutones e i soccadores durante i fuochi di Sant'Antonio, la sartiglia al carnevale, i giganti di Monte Prama, Cagliari con la sua vecchia città, il sulcis con pan di zucchero, la festa del Redentore e Sant'Efisio, il bellissimo borgo di Castelsardo, la Barbagia e il Supramonte. Questa è la mia Sardegna, una terra che ha sempre qualcosa da dire in qualsiasi giorno dell'anno, perché anche sotto un cespuglio può nascondersi un mondo incantato. Quello che vedrete sarà un video viaggio musicale, tra canzoni, interviste con personaggi dell'isola, tra tradizioni e vita di ogni giorno, luoghi fantastici alla scoperta dell'amata Sardegna. Buona visione. Da dove cominciamo il viaggio? Beh, naturalmente prima di tutto una buona birra. Siamo a Cagliari e come prima tappa si va alla ricerca di una chitarra. Chitarra che mi dovrà accompagnare per tutta la durata del viaggio. Eccola, suona proprio bene. Una volta lasciate le valigie e presa la stanza, si parte. Andremo a Capoterra, dove ci aspetta un'amica. Da qui comincia un po' il nostro viaggio. Non è molto distante, Cagliari-Capoterra sono 17 km, ma proprio perché è il primo giorno e abbiamo deciso di dedicarlo così alla zona di Cagliari. Terra dei nuraghi, quante civiltà, non basterà una vita. L'ho conosciuto l'anno scorso tramite un video su Facebook, qualcuno l'ha messo, l'ho ascoltato, cioè da lì è iniziato questa amicizia. Gli ho chiesto un paio di canzoni e lui me le ha mandate, soprattutto la canzone sulla Sardegna, che la canta con tanto amore e poi ci mette proprio il cuore. Non basterà una vita per poter scoprire la storia infinita che nascondi Cnusa. Sei mia Sardegna. Sono Oristano, meglio a Buzzu Idu, dove incontreremo Giusy Deiana, che farà parte di un videoclip. Il secondo giorno ci porta in provincia di Oristano, dove incontreremo Giusy Deiana, precisamente a Buzzu Idu, una giornata dedicata alle riprese del videoclip Al di là del mare. Come location principale le saline, che, beh, lascio giudicare a voi, un posto unico che andava assolutamente sfruttato. Quindi in persona penso che bisognerà seguire un percorso sulla nostra
punto interrogativo, sorpresa, collaborazione, per scoprire tutte le sue, tutti i suoi dati d'artista. A torrare! Fantastica! Come ci siamo conosciuti? Adesso ti ricordi? Come non mi ricordo? Certo, durante un concerto, però non possiamo dire di chi. Poi ci si contatta, ci si esprime e si cerca di strutturare sotto l'aspetto, in questo caso del canto, anzi cantautore in questo caso, creare un sodalizio tra italiano e sardo. Lombardo. Questo è finito, ne vuoi fare ancora uno? Questa è stata una scommessa, io gli ho fatto sentire dei brani, gli ho detto se ti può interessare il progetto, magari potremmo anche collaborare insieme, e gli ho ascoltati, ha detto... I temi sono più che importanti e quindi ci siamo ritrovati lui esprimendomi le sue idee con ciò che io probabilmente sentivo già dentro. E ho avuto la fortuna in questo caso di conoscerlo per poterle sviluppare sotto forma di canto. 1, 2, 3, 4 e vedrai che ci si rialzerà mentre ora andando su cammino che la idea in ghiria due lunghe in salzità. Se mi definisco una cantante folk non per bravura ma per passione, visto che io sono nata con i canti tradizionali. E per canti tradizionali non intendo una semplice canzone in chiave moderna, anche in limba, ma parlo di canto irreno, resa, mutos e via dicendo. E l'amore per il canto penso che poi alla fine ci si incontra sempre nello stesso nucleo. Si nasce in un modo, ma poi ci si apre conoscendo altre idee, ma ci si lega ugualmente. Andende sesi school su Isarena, i settende sana e chi no queres, su un bigliette l'has fatto dai tempus meda, i schisi so faduto e sgai, se si dere pannuzzo di saera, se seguro una dia sa torrare. Dinigri dinigri diri dinigri dinigri diri 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 dinigri digri diri 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 dinigri dai digri diri dinigri da. E lì ci balliamo. In chiave moderna potevi farti il brano che ho scritto per le mie bimbe, che adesso sono tutte bimbe cresciute. Drommi drommi pizzina, drommi drommi s'amore, drommi drommi vioresa, vida tu eses promè. Non basterà una vita per poter scoprire la storia infinita che nascondi Cnusa, sei mia Sardegna. L'ha detto lui, sei mia Sardegna. Basterebbe un soffio per volare, una strada nuova libera. Ai tre spiriti del Natale, una visita a chi lo merita. Giusy Deiana, Cristian Mondini. Se passate nella zona del Sinis, una tappa obbligatoria è il villaggio San Salvatore, utilizzato come set per diversi film e videoclip. I luoghi da vedere in Sardegna sono veramente tanti e capita che, causa il poco tempo a disposizione, bisogna rinunciare a fermarsi in alcuni posti che meriterebbero di essere visti, a volte nascosti, poiché li vedi spuntare dietro una curva all'ultimo momento. Terza tappa di questo video viaggio musicale al lago di Cusala, dove praticamente mi hanno invitato per un appuntamento organizzato dal motoclub e autoclub di Sarule. Una suonata la facciamo anche lì, dove ci sono tanti amici che ci aspettano e conosceremo altri lati della Sardegna. Ci andiamo praticamente più quasi nel cuore della Barbagia, dove è terra di pastori. Come guardiani adottano Boes e Merdules, hanno danzato intorno al fuoco. Dai, salite su, andiamo tutti a Mamoyadan. Bruceranno per tutta la notte.
Da non perdere in queste zone sono i fuochi di Sant'Antonio, che ad Ottana e Mamoiada danno vita a riti che si perdono nel tempo. Il 17 gennaio si rinnova ogni anno, aspettando le maschere tradizionali tra biscotti e un bicchiere di vino, tutti intorno ai tronchi che bruciano nei rioni. Con orecchio teso al rumore di campanacci si aprono le porte del carnevale. Non c'è che dire, in Barbagia si mangia davvero bene. Malloreddio, sporceddu, i formaggi locali, il tutto accompagnato da del buon vino. Per chiudere con un bicchiere di mirto. Il pranzo è stato davvero ottimo. Passate da queste parti, perché ne vale davvero la pena. Cristian Mondini. Io ho scoperto Cristian Mondini tramite un articolo della Nuova Sardegna, ho scoperto questa bella canzone che mi è piaciuta e quindi, visto che mi è piaciuta, ho voluto contattarti per farti i complimenti, perché essendo di fuori Bresciano, ho visto che il tuo amore per la Sardegna era per noi nuova e avevo piacere, sapendo che dovevi venire in Sardegna, di invitarti a questa nostra giornata un po' particolare. Non è proprio la classica giornata dei sardi, perché è un raduno di auto a motodettola. Una cosa che non manca mai in Sardegna è il vento. Quando si mette a soffiare il maestrale dura per alcuni giorni. Se portate un cappello, tenetevelo stretto. Potrebbe prendere anche il volo. Pan di zucchero. È lì che ti guarda con tutta la sua maestosità. Ed è proprio in giornata dove il mare arrabbiato, accarezzato dalle onde, il grande scoglio diventa l'unico padrone. Le spiagge deserte, con la sabbia che vola in alto trasportata dal vento. Siamo nel Sulcis, nella zona delle miniere. Per descrivere tutto quello che ti si pone davanti c'è solo una parola: poesia. Ci troviamo oggi qui a Nebida, siamo qua con un nostro amico, un amico che conosco da 20 anni, anche grazie a lui sono riuscito a conoscere queste zone della Sardegna che non conoscevo ancora. Ho qui con me Roberto, che ha lavorato con me un po' di anni e ci siamo ritrovati proprio qui in Sardegna. E pensi che le canzoni che ho scritto avranno una risposta qui nella tua terra? Allora, io la penso così. Io penso di sì. Sei mia Sardegna.
adesso non è che voglio fare un discorso, a me piacciono tanto, specialmente una in particolare, sì, Excalibur. Io la chiamo così perché tu hai avuto la fortuna di sentire in anteprima, per quello mi piace tanto, bella, bellissima. Poi vabbè, Truccare sta scatena in Sardegna la conoscevo già, anche quella è bella. Quest'anno tre ne hai sfornato una dietro all'altra, dici. Cioè proprio, quindi cioè, la vedo una cosa positiva, diciamo. Poi non credo di essere io l'artefice, l'artefice sei tu, appunto. Cioè io ti ho dato dei punti di riferimento, poi il resto l'hai creato a te. Cioè diciamo che devo ringraziarti per avermi fatto conoscere, cioè, alcuni posti che non conoscevo. Sì, okay, ecco, però quello. Tu con la tua fantasia hai creato, cioè, qualcosa di che per noi, magari per noi sardi era, come si dice, era normale, cioè, vedere certe cose, però tradotte in canzone, in musica, è diverso, completamente diverso. Terra di pastori, dell'azzurro mar, terra dei nuraghi, quante civiltà, non basterà una vita per poter scoprire la storia infinita che nascondi Ichnusa. Pan di zucchero al padrone. Grazie. Grazie a te. Grazie a te per essere venuto. Oggi andremo a Triei in Ogliastra. La giornata rispetto a ieri è molto bella, anche se devo dire che a volte anche i temporali, il forte maestrale, regalano dei paesaggi fantastici come ieri a Pan di Zucchero e nella zona del Sulci. E veniamo alla splendida due giorni di Triei, in Ogliastra. Triei è un piccolo paese ma con tanti luoghi nascosti da vedere. Grazie ai ragazzi e alla gente del posto abbiamo avuto la possibilità di conoscere zone speciali, uniche, e di girare una buona parte dei video di Mia Sardegna e Al di là del mare. Splendida accoglienza a cui non eravamo preparati. Una piacevole sorpresa. Arrivi nella piazza e ti vedi spuntare come da un racconto fantastico i ragazzi del paese, tutti vestiti in abito tradizionale. Triei, un paese che porterò sempre nel cuore, un paese dove vive il vero profumo e il vero spirito della Sardegna. Se dovessi scegliere un prodotto, uno, ma solo uno, della tua zona, parlo di prodotto da mangiare. A me piace molto i culurgioni. Culurgioni? Sì, culurgioni, sì. Ah, ok, ecco, anche qua non... Sì, culurgioni è un primo, sicuramente li conoscete. Sì. Sì. È un primo, noi a Triei li facciamo, non li facciamo cuciti, non li cuciamo noi, facciamo a forma di raviolo. Quindi è diverso, è un prodotto diverso almeno a vederlo, poi il ripieno magari te lo gestisci tu, ogni paese ha la sua ricetta, usi formaggi diversi da un paese all'altro, formaggio, patate, e quindi la differenza fa quello, la diversità del formaggio che usi. Sì, sì, infatti. È sicuramente molto buono, poi con un bel sughetto. Per cui infatti basta spostarsi di zona, sì, cambia. Sì, sì, cambia, sposti paese, magari ti cambia un po' giustamente il sapore, perché comunque il formaggio è quello che è. Per questo c'è chi usa un formaggio più delicato, un formaggio più forte, quindi la differenza è quella. Poi chi usa la menta, chi non la usa, chi usa l'aglio, chi non lo usa. E quindi sì. Differenza chi usa il soffritto di cipolla e chi non lo usa. Uno, azione, andate pure. Nella piazza abbiamo voluto ricreare un cerchio magico che a piccoli passi gira intorno a Christian, per dare quel senso dell'abbraccio a chi da lontano è venuto per omaggiare l'amata isola e per far capire quanto sia forte il legame tra i due mondi. La storia infinita.
pensi che la zona in cui ci troviamo dal punto di vista archeologico sia abbastanza valorizzata o andrebbe incentivato ancora di più quello che, il lavoro che è stato fatto fino adesso? Dico. Si è fatta prima la tomba dei giganti, giusto? Sì. Sì, quello è stato ripulito, rimonto tutto a galla. Poi si voleva fare qualcosa al Nuraghe, finiti i fondi, finito tutto e sono... In che anno è stato questo? Nel 94-95. E da allora non abbiamo visto niente e nessuno che ci aiuti a migliorare o a tirar fuori quello che veramente siamo. Quello che veramente c'è, che abbiamo intorno, c'è qualcosa di fantastico, ma che nessuno proprio... E poi sappiamo bene che senza soldi non si fa niente, quindi se fondi, cose del genere, ormai mi sa che sono solo ed esclusivamente per paesi che magari hanno un risalto più. Poi c'è anche una Proloco che è molto attiva in queste cose, cioè ci tiene proprio alla cultura e a tenere proprio le cose. Le nostre tradizioni ferme, vive, capito? Quindi c'è il gruppo folk che magari, sai, adesso quei giovani magari che prima erano ragazzini sono un po' più adulti, quindi un po' si sono messi da parte, però c'è sempre la nuova generazione che... Perché deve venire a Trieste? Perché si mangia bene. C'è da vedere, ma cos'è che non c'è da vedere? Abbiamo anche la Grotta del Diavolo, ragazzi. Quella non l'abbiamo. Lo volete mettere? Abbiamo la Tomba dei Giganti, abbiamo una decina di nuraghi, abbiamo Mullò, abbiamo Mundugia, abbiamo Osono, abbiamo... Cos'è che non abbiamo? Abbiamo tutto, venite a trovarci. Azione! Molto bene, molto bene. La tomba dei giganti e il nuraghe Bau Nurashi hanno fatto da set e sono solo alcuni dei luoghi che meritano di essere visti. Fate un invito che voglio lanciare a chi viene in Sardegna. Di non dedicarlo solo per quello che riguarda il lato vacanza, spiaggia, mare, ma di visitare un po' tutto quello che ha la Sardegna da offrire, che non si può vedere di certo stando in una piscina di fronte al mare. Il mio invito è di certo fare festa, perché è giusto fare festa, ma anche di andare a scoprire un po' tutti i mondi che nasconde questa terra. È un'altra dimensione, è una vita più tranquilla e... È uno stile di vita che tutti dovrebbero avere la possibilità di poter condurre, perché si perdono veramente dei pezzi di vita fondamentali che in città non si riesce più a capire cos'è la vita, il vero senso della vita. Probabilmente qua, avendo un ritmo più rallentato, riesce a capire tante più cose. Sì. La canzone che ho scritto, Mia Sardegna, potrà valorizzare di più questa terra e non lo so, non dico che potrà essere d'aiuto, però in qualche modo contribuire a far crescere un po' il valore dell'isola. C'è un contenuto nella tua canzone che parla tanto di quello che è l'isola, quindi se è entrata nel mio cuore, che io non sono nata qua, se un sardo l'ascolta bene riesce a capire quello che tu volevi trasmettere, perché la musica secondo me è anche trasmettere una parte di te. Secondo me nel tuo testo sei riuscito a mettere tutti i pezzi che sono la Sardegna. Ci spostiamo nel comune di Baunei. Tra strade sterrate e polvere giungiamo in scenari che sembrano usciti da un film western. Vediamo l'altopiano di Golgo con la chiesa di San Pietro, tra mucche, asini e maialetti, a stretto contatto con la natura. Arrivare a Belvedere ne vale davvero la pena. Si può vedere tutta la costa e un paesaggio mozzafiato.
una giornata indimenticabile. Quasi percepisci il battito profondo. Dopo un breve concerto per il gentile pubblico e per i simpatici amici presenti, scendiamo verso il mare, a Santa Maria Navarrese. Vengono girate le ultime scene, prima di congedarci dai nostri compagni della Due Giorni, con un'ottima cena in un agriturismo della zona. Se passate da questa parte, non distante si trova Arbatax, famoso per le splendide rocce rosse. Anche questo posto è stato scelto per il videoclip che nel momento del tramonto offre il meglio. I ricci di mare, il vino Cannonau, il forte maestrale, le grotte leggiare, le domus de Gianas, i dolmeni menir. Non basterà una vita per poter scoprire la storia infinita che nascondi Cnusa. Sei mia Sardegna. Dove vai? Vagabonda. Il destino è chiuso. Manca da casa sua, basterebbe un soffio per volare, una strada nuova libera, dai tre spiriti del Natale. Vedrai che ci si rialzerà mentre ora cammini per le strade senza meta, lungo di una vecchia ferrovia. Cammini a te. I giorni corrono e il viaggio sta per giungere quasi al termine, ma restano ancora alcuni amici da incontrare. Oggi ci rechiamo nuovamente da Giusy Deian per girare altre scene di Al di là del mare. Destinazione la spiaggia di Is Arutas, una delle più particolari della Sardegna, con la sua sabbia formata da chicchi di quarzo colorati. Bellissima. Ci troviamo nella zona di Cabras, nel territorio del Sinis. E veniamo a Villanova Truschedu, piccolo paese della provincia di Oristano, dove ci aspetta la famiglia Vidili. La zona, attraversata dal fiume Tirso, è ricca di nuraghi e in uno di questi, il nuraghe Santa Barbara, sono state girate alcune parti di Mia Sardegna, ben conservato e sicuramente uno dei più belli visti sull'isola. Caccia lì davanti, chi poteva immaginare? Da lì vedi tutto il panorama di... Una bella giornata vissuta in famiglia, con un pranzo tipico e la festa di San Gemigliano presso il santuario. Suonata e due parole con l'amico Demetrio. Sono sardo e dico che la Sardegna è la numero uno per come rappresento io la Sardegna come etnia. Mi fa piacere che sia oggi qui a casa mia, l'ho invitato come un grandissimo amico e come anche cantautore. Però dico, ormai è naturalizzato sardo e devo dire che l'ho conosciuto tramite Facebook. Un piccolo posto di restare nel cuore della Sardegna, sì, ecco quello sì, che sì, sì, bravo, ecco, ecco quello che volevo dire, in effetti che tu, dato che frequenti da quel periodo, arrivi ad oggi con una certa età che sei responsabile, fai questo tipo di attività,
e per far conoscere anche al popolo, diciamo non solo sardo, ma a livello internazionale, di questa categoria del nostro popolo che raffiguri, perché ormai ti abbiamo tirato su come, diciamo, fai parte del popolo sardo, qualcosa di importante, e quindi lui raffigura, diciamo, se non posso farlo io oggi, tramandare questa cultura della regione Sardegna, del popolo sardo, che va avanti in questi sistemi. È questo che auguro io che Christian, come carissimo amico, che viene da Brescia per dire la comunità esatta che è, come si chiama? Brandico. Io ritengo che la mia isola, il nostro popolo, è fatto di certi concetti che di cui dovrebbero assimilare i nostri giovani e portarla avanti con un criterio decisivo e che di cui abbiano delle responsabilità per mandarla avanti. Ho scritto una canzone comunque per la Sardegna, e da cosa nasce cosa, e la canzone sulla Sardegna è stato un po' il tramite che mi ha permesso di arrivare a tutte le persone e a questa terra che porto nel cuore da quando sono un bambino. Truncare sa scadenas, terra dei giganti, della dea madre, via le astronavi che si alliberà dagli invasori che avvelenano flora, fauna e uomo, non è in vendita, è dei pescatori, del suo popolo, è dei viaggiatori che la amano. Non basterà una vita per poter scoprire la storia infinita che nascondi Ignusa. Seadas, launedas, pane carasau, i ricci di mare, il vino cannonau, il forte maestrale, le grotte leggiare, le domus de gianas, i dolmeni menir. Non basterà una vita per poter scoprire la storia infinita che nascondi Ignusa. Sei mia Sardegna. Bella, bella, bella. Dormiremo a Fordon Janus, conosciuto per le sue antiche terme romane, e poi via verso Sarula. Per l'ultimo giorno torniamo nuovamente dagli amici di Sarule, paese che si trova nella Barbagia di Ololai, ai piedi del Monte Gonare. Arriviamo in una giornata particolare per il paese, che ospita Cortes Apertas, autunni in Barbagia. Una manifestazione dove vengono aperte le antiche corti, dove le case per due giorni diventano teatro di numerose iniziative, si riscoprono le vecchie tradizioni, i piatti e i sapori della Sardegna fatti con le ricette di un tempo, i mestieri di una volta, i canti a tenores. Un fiume di gente da settembre a dicembre si reca nelle varie località che ospitano questa festa. Sarule, da non dimenticare, è noto per aver dato i nativi a Vado Resini, autore di Adiosa, nota come No poto reposare. Sarule, un paese dove ti fanno sentire sempre a casa, dove l'amicizia è importante, un paese dove si può fare festa, raccontandosi storia tra un bicchiere di birra e un buon mirto. Si chiudeva l'estate. Oggi è una giornata particolare per questo paese. Sì, è particolare anche perché ci dovrebbe essere anche una sorta di qualche manifestazione anche per Salvatore Sini. Sì, i murales sono fatti da Pino Ammonne, che è un artista. Ma recentemente? Sì, recentemente, qualche anno fa. Era quello più vecchio del paese di murales, qual è il più vecchio che ti ricordi? No, sono proprio fatti da lì quasi in serie. Ah, li ha fatti negli ultimi 10 anni? Sì. E quindi ha ripreso un po' le cose tipiche del paese, tipo il tappeto che è Zamburra, infatti è disegnata giù in fondo. Ecco. Sì, non so
se avete avuto occasione anche di visitare i tappeti che ci sono giù, che sono i nostri tappeti tradizionali, che sono bellissimi. Questa è la casa del giudice Lavu, che ha donato al comune di Sarule insieme con la struttura nuova che hanno fatto e tutto, tutto un complesso. E hanno donato proprio per fare questa casa di riposo, perché ad esempio qua fanno degli spiedini, su fanno il formaggio dentro una abbrustolito dentro una spianata, poi qui nei vicoletti ci sono altri punti di ristoro, ce n'è uno dove fanno salsiccia, arrosto, che è una meraviglia. Disegniamo con la matita per farci una base e poi utilizziamo il pirografo e bruciamo la legna. Abbiamo cominciato da poco a farla, abbiamo iniziato insieme. Penso che sia stata un'idea sua cominciare a farlo, non è una cosa tradizionale. Beh, a volte è la fantasia oppure prendiamo ispirazione da qualche libro. E poi probabilmente sarà il titolo del disco, quello. 99 su 100. Eccoci qua, siamo arrivati purtroppo all'ultimo giorno di questo viaggio e stiamo tornando verso Cagliari. Ieri abbiamo passato una bellissima giornata a Sarule, dove c'era la Contessa Pertas, e lì tra piatti tipici del posto e prodotti di artigianato e tutti gli amici che avevamo lasciato domenica scorsa sul lago di Gusana, ci siamo ritrovati per fare festa e per girare qualche scena del videoclip e di questo documentario. Faremo ancora a mare un giro nel centro storico, vediamo dove ci porta il nostro amico Roberto, ci vedremo per i saluti finali. Stasera prenderemo l'aereo e si torna in Lombardia, o nel continente come dicono qua. Niente all'orizzonte, ma era parte già di te, ti ha accolto braccia aperte. Questo è una sorta di diario di viaggio, un racconto, un piacere di come è andata questa esperienza con Christian e tutti questi amici della Sardegna, da Cagliari in su. Chiaramente è una piccola parte della Sardegna che abbiamo ripreso, non è tanto, non è tutto, in realtà sono tantissime. E non abbiamo tempo, non abbiamo avuto tempo, abbiamo avuto tempo per registrare una parte dei videoclip e questo è reso conto, diciamo, video che in qualche modo rappresenta, racconta e mostra quanto è bella questa terra, quanto è variegata, quanto è ancora tanto da scoprire, quanto è da proteggere, quanto è da scoprire anche la gente, parlare con la gente e soprattutto amarla e rispettarla. Veniamo qui, parliamo con la gente, godiamo il territorio e rispettiamo il territorio. Grazie a tutti quanti i partecipanti, diciamo gli amici del posto e viva la Sardegna. Ci incontreremo nei sogni. E siamo qui a Cagliari, questo è l'ultimo giorno di queste vacanze, che poi più vacanze non sono state perché alla fine dormivamo veramente 3-4 ore per notte pur di riuscire a girare il più possibile la Sardegna, anche se tutta non abbiamo potuto comunque vederla in quanto è talmente grande, come canto nella mia canzone non basta una vita per vederla, per scoprire tutto quello che nasconde. Sono stati 10-11 giorni fantastici tra riprese del videoclip con Giusy Deiana, con i vari ragazzi di Triei, con gli amici di Sarule, con la famiglia di Demetrio a Villanova Toschedo che ci ha ospitato e con tutte le persone che abbiamo incontrato qui nella fantastica Sardegna. Come dicono qua a Cagliari, dicono Asibiri in salute e Trigu! E Trigu, dicono Allegrias come si dice anche da altre parti, per cui un arrivederci a presto, cercate di voler bene a questa terra, anche se lo so che voi sardi ci tenete. Cercate di tramandare le tradizioni, cercate di lasciare che questo paradiso resti così com'è, anzi che diventi più bello, che nessuno la ferisca più di quello che è già stato fatto.
Ciao a tutti e a presto a Sibiri. Profumo di elicriso.